Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, in apertura del convegno Il cammino della macroregione Adriatico-Ionica sulle tracce dell'IPA Adriatic, in corso di svolgimento a bordo della fregata maestrale della Marina Militare. Incontriamo a Rocca Pia per il nostro TG Audenzio Ciotti, designer abruzzese che fra i tanti lavori ha realizzato anche un gioiello per il comune di Rocca Pia, piccolo paesino della provincia dell'Aquila. E buonasera, in apertura alla cronaca, sono ancora da chiarire le circostanze per le quali un 34enne del posto è stato accoltellato la notte scorsa a Silvi Marina. La sfiorata tragedia è avvenuta intorno all'una in via Arrigo Rossi. Il giovane è stato portato in ambulanza all'ospedale di Atri dopo che è stato trovato a terra con la vistosa ferita d'arma da taglio nella parte sinistra dell'addome. Il 34enne è stato operato, ma per fortuna non correrebbe pericolo di vita. A condurre le indagini sono gli agenti del commissariato di Atri. L'uomo è attualmente in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ferito ad un altro uomo avrebbe avuto una discussione dinanzi a un bar di Silvi, poi degenerata con l'accoltellamento. Sono stati ascoltati alcuni testimoni e gli investigatori hanno anche prelevato immagini utili da un sistema di videosorveglianza nei pressi del bar. Alla base dell'aggressione però non si escludono questioni legate alla delinquenza, poiché il ferito ha precedenti penali. E voltiamo pagina, lo avete sentito dai titoli, non sarà un trono quello che nascerà grazie alla strategia della macroregione Adriatico-Ionica, ma un'alleanza, una collaborazione su base progettuale in funzione della quale bisognerebbe cominciare a ripensare in un'ottica di cittadinanza adriatica. Lo ha detto il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso in apertura del convegno Il cammino della macroregione Adriatico-Ionica in corso di svolgimento a bordo della fregata maestrale della Marina Militare. La nave, prima di concludere l'ultima campagna della sua vita operativa dopo circa 33 anni di navigazione, è attraccata al porto di Ortona, dove rimarrà fino a domenica prossima. Una cosa incerta, ha rimarcato D'Alfonso, con la riuscita di questa collaborazione, nulla di ciò che era prima il sistema dei territori bagnato dal mare Adriatico rimarrà tale quale, sia dal punto di vista della connettività terra-mare che sotto il profilo del turismo e della tutela dell'ambiente. Intanto, proprio in giorni, si attende da Bruxelles la sfumata bianca riguardo proprio le votazioni sull'emendamento relativo alla strategia della macroregione Adriatico-Ionica e sull'inserimento dell'Abruzzo nelle reti di connettività transeuropee. Le Marche sono qui, ha sottolineato D'Alfonso, dal momento che sono state la prima regione a scommetterci. Non a caso ha proseguito, proprio il pullulare delle idee delle università, del sistema delle imprese, ha saputo generare anche la sinergia tra università, imprese e classi dirigenti marchigiane. Ha dato luogo inoltre ai primi temi che poi hanno favorito la collaborazione di questa parte dell'Adriatico con quella dell'altra sponda. E in materia di istruzione, questa mattina gli studenti dell'Istituto Superiore Adone Zoli di Atri hanno partecipato ad un importante incontro, si sono confrontati proprio con l'Agenzia delle Entrate. L'iniziativa è stata promossa dall'Istituto e si inserisce all'interno del progetto Legalità e ha avuto proprio come tema il rispetto delle regole come strumento per favorire il benessere sociale e l'interesse pubblico. L'obiettivo è quello di spiegare agli studenti in cosa consiste l'attività dell'Agenzia delle Entrate, illustrando come e perché rispetto delle regole fiscali abbia positive ricadute anche sulla qualità della vita dell'intera collettività. L'iniziativa inoltre ha visto la partecipazione del dottor Pasquale Argento, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Atri. Ed ora vi facciamo conoscere un designer abruzzese, si chiama Gaudenzio Ciotti, lo abbiamo incontrato a Rocca Pia, piccolo paesino della provincia dell'Aquila. Vediamo. Incontri veramente tanta bella gente a Rocca Pia, piccolo paesino della provincia dell'Aquila, che conta poco meno di 300 abitanti per lunghi periodi dell'anno. In questo servizio vi presentiamo chi con la passione, la fantasia e soprattutto con la sua creatività riesce a portare avanti lavori e progetti che, è proprio il caso di dire, riescono sempre ad assumere un contesto internazionale. E sì, lui si chiama Gaudenzio Ciotti, la sua ingegnosità avrebbe potuta sicuramente portarla in altre parti del mondo, a Roma, Milano, Londra, New York, e invece no, Gaudenzio ha scelto di svolgere la sua professione nel paese dove è cresciuto.
Lui è un industrial eco-designer capace di trasmettere emozioni attraverso un mix perfetto di luce, forma, materiale e colore. La notorietà per questo abruzzese poco più che trentenne arriva lo scorso luglio con l'assegnazione del premio Design Illy Time. Gaudenzio, come è cominciata la tua attività? Bene, qualche anno fa, 2 anni fa circa, sono tornato qui a Rocca Pia. È stata una volontà ferma perché comunque credo molto in questo territorio, lavoravo su nelle Marche e ho avuto un giorno una bellissima idea di tornare qui e iniziare a fare la mia attività proprio qui nel paese di Rocca Pia. E parecchi mi hanno preso un po' per pazzo perché comunque è una scelta un po' controtendenza, però diciamo che con il tempo, iniziando a parlare anche con dei piccoli imprenditori e con dei professionisti della zona, si è creato un po' di simpatia per questa mia scelta e molti anche stanno iniziando a tornare anche nelle realtà vicine proprio per iniziare a fare le loro piccole attività e valorizzare i propri studi. Quindi sono tornato qui e faccio il designer qui in zona e ho iniziato a collaborare soprattutto anche con realtà locali, mi occupo sempre del design e innovazione, continuo a collaborare con le vecchie aziende con le quali lavoravo su nelle Marche, però piano piano si sta iniziando a creare interesse anche qui in zona per la mia figura professionale. È sempre stata una passione molto forte questa che avevi dentro. Allora, per il design sì, sin da quando ero piccolo sono stato sempre molto curioso e soprattutto ero amante del disegno, disegno tecnico, sono un tipo molto puntiglioso su queste cose, infatti spesso all'università mi chiamavano l'ingegnere per queste cose. E quando ho avuto l'opportunità di scegliere la facoltà, ho deciso di scegliere disegno industriale perché era una facoltà molto creativa e soprattutto nuova, ti dava l'opportunità di utilizzare soprattutto il computer per progettare. Questa cosa mi affascinava, la vedevo come un qualcosa di futuristico e poter innovare e creare prodotti che un giorno avrebbero usato delle persone, e quindi di lì ho scelto questa facoltà. È stato un percorso difficile? Allora sì, non tutti i percorsi sono semplici, è stato un percorso difficile anche se è stato bello. All'inizio un po' ho cercato di pilotare le mie scelte, cioè scegliendo un'università un po' più vicino casa che era Roma, e mentre successivamente ho lasciato un po' al caso perché ho cominciato a vedere che dicendo di no a delle opportunità che mi si proponevano si potevano chiudere delle porte e soprattutto non si creavano delle opportunità di lavoro, mentre da quel momento in poi è stato il momento in cui sono passato da Roma ad Ascoli Piceno, dove ho fatto l'ultimo anno di specialistica e successivamente un master. Ogni occasione che mi è capitato ho sempre detto sì, perché si sono create connessioni nuove con professionisti, aziende e soprattutto si conoscono nuove realtà e nuove persone. Gaudenzio ha deciso di iniziare questo percorso partendo proprio dall'oreficeria con il giovane e talentuoso maestro Franco Cocco Palmieri di Roccaraso. Insieme hanno approfondito una ricerca storica sui gioielli della tradizione, rivisitandoli in chiave moderna ma senza dimenticare le abilità del passato. Di cosa si occupa il designer? Vogliamo spiegarlo ai nostri telespettatori? Allora, è una figura un po' ambigua, sempre veniamo sempre visti un po' come o degli stilisti o disegnatori di forme per lo più. Invece il designer, ovvero il disegnatore industriale come si chiama qui in Italia, è una professione che sta tra un architetto e un ingegnere. Devi proporre delle linee, ma nel momento in cui disegni un qualcosa devi essere già consapevole che quel prodotto può essere riprodotto industrialmente. Quindi il designer segue tutte le fasi di sviluppo del progetto, che va dal disegno all'ideazione fino alla realizzazione finale. Nel mio caso io mi occupo anche di ecodesign, ecoinnovazione, quindi nella progettazione di un oggetto tengo sempre ben presente tutte le fasi di vita del prodotto, dalla nascita fino alla dismissione, quindi devo capire anche come verrà smaltito questo prodotto. Tu stai facendo capire anche l'importanza di questo lavoro anche per trasmetterlo alle nuove generazioni, a chi vuole avvicinarsi in questo mondo. Certo, è un po' quello che diciamo è il mio cavallo di battaglia ultimamente. Sto cercando di fare molta comunicazione su questo mio rientro qui a Rocca Pia, dove comunque vi dicevo ho aperto uno studio. Perché? Perché comunque giovani sono molto demotivati, io sono giovane, ho 32 anni anch'io e quindi mi ritengo della categoria giovani e vedo che questo entusiasmo è comunque contagioso, quindi va fatto un'operazione del genere e soprattutto mi interessa molto a fare successivamente anche incontri nelle scuole. Ho proposto già incontri nelle scuole con delle aziende con le quali collaboro e stiamo cercando di mettere in atto delle collaborazioni anche con borse di studio proprio per stimolare i giovani e far lavorare i giovani sul territorio. Fra le tante cose realizzate da Gaudenzio Ciotti, anche un gioiello dedicato al comune di Rocca Pia, un modo per valorizzare il territorio.
E insomma, c'è stata grande affermazione poi dello stesso artista all'Expo di Milano 2015. L'eco designer abruzzese è tornato protagonista all'esposizione universale presentando due prodotti legati al territorio. Si tratta del gioiello di cui parlavamo poc'anzi, realizzato dal maestro d'arte orafa Franco Cocco Palmieri, e Passion, cantinetta eco-friendly. Il gioiello quindi ha una forma che richiama il valico tra il paese di Roccapia e l'altopiano delle Cinque Miglia, dove passano l'antica via napoleonica e l'odierna strada statale 17. È il luogo descritto da scrittori e viaggiatori e che ha un grande significato storico e logistico. Il cuore all'interno del gioiello quindi simboleggia la generosità degli abitanti di Roccapia. Allora, per quanto riguarda il gioiello, sì, è stato un po' un regalo che ho voluto fare al paese, perché sono stato fuori diversi anni, come vi dicevo, circa 10 anni tra Lazio e le Marche, e quando sono tornato qui in paese parecchi mi dicevano sempre: sì, ma non fai niente mai per il paese dal punto di vista di oggetti o cose del genere. Conosciuto in occasione del premio vinto per l'orologio della Illy, un ragazzo, Franco Cocco Palmieri, che è un orafo, un maestro orafo di Roccaraso, e lui si occupa insieme a Duco del Castello, un altro storico, della valorizzazione del territorio. Stanno proponendo dei gioielli del territorio e mi ha chiesto: ma perché non facciamo un gioiello per il paese, per Roccapia? Però di solito io collaboro sempre con degli storici che mi danno un'idea, io lo disegno. Questa volta disegnalo tu e facciamo questo lavoro a quattro mani. Questo gioiello è stato presentato qui a Roccapia, se non erro, il 9 di agosto? Sì, il 9 di agosto, con una presentazione fatta presso l'ufficio turistico del paese. È stata una cerimonia davvero emozionante per me. C'è gente che addirittura si è commossa durante la presentazione, perché il gioiello rappresenta tre cose molto importanti per quanto riguarda la gente di Roccapia. Per prima cosa il territorio, quindi la parte esterna dell'oggetto riprende la vista dal satellite di una strada ben precisa, che ha un significato particolare per noi. Poi c'è il cuore all'interno, che in pratica rappresenta la gentilezza della gente di Roccapia, e poi ci sono delle lavorazioni in filigrana che riprendono il vento che c'è sull'altopiano delle Cinque Miglia, che è una costante. Quindi durante questa presentazione è stato bello vedere l'entusiasmo della gente del paese, ma soprattutto successivamente c'è gente che addirittura oggi mi chiede di poter acquistare il gioiello. Quindi si è creata questa sorta di prodotto made in Roccapia e soprattutto made in Abruzzo, che servirà per rilanciare appunto il territorio e per promuoverlo. Anche questa è una bella notizia. Papa Francesco riceverà in dono il gioiello dedicato a Roccapia. Il prezioso omaggio sarà consegnato direttamente nelle mani di Sua Santità come segno del percorso finale sulla via Francigena. La sua famiglia, dovete pensare, gestisce la trattoria Il Vecchio Ristoro a Roccapia, creata da papà Michele e mamma Nunzia, pure per garantire un futuro ai figli. Ma ai fornelli e al servizio ai tavoli Gaudenzio però preferisce ben altro. Gaudenzio, da una parte l'attività di designer di cui abbiamo parlato adesso, però tu attualmente sei un ristoratore. Allora, attualmente sì, nel mese di agosto do una mano ai miei genitori, come tutti i weekend dell'anno. È una cosa che facciamo da 8 anni, sia io che mia sorella, anche lei è architetto. Perché? Perché comunque prima di iniziare i nostri studi io e lei non eravamo dei campioni a scuola, quindi i miei genitori hanno detto: sai che c'è, prepariamo un'attività commerciale per i nostri figli. Poi però io ho provato i primi anni dell'università e sono andato spedito, mia sorella ha detto ok, lui va avanti, provo anche io, però i miei genitori a un certo punto hanno detto ok, abbiamo preparato questa attività, che vogliamo fare, l'apriamo. Abbiamo deciso di aprirla e quindi da 8 anni siamo sempre tornati sia da Roma che da sud dove ero io, nelle Marche, per dare una mano. È un qualcosa che ci permette di fare anche la nostra attività, soprattutto perché si conoscono persone e quindi si creano relazioni anche con altre persone, e poi comunque è un lavoro che ti permette anche di staccare un po' dalla routine dei nostri lavori. Ovviamente non ci sono vacanze, perché comunque i periodi di vacanze li investiamo in questa attività, ma lo facciamo con piacere perché diamo una mano anche ai nostri genitori. Sono opere straordinarie che Gaudenzio continuerà a rappresentare in tutto il mondo, senza però mai tralasciare la valorizzazione dell'Abruzzo con i suoi luoghi meravigliosi, le sue tradizioni e la sua bella gente che Gaudenzio ha avuto la fortuna di incontrare e conoscere. E con la creatività di questo grande artista ci salutiamo, grazie per averci seguito, vi lascio agli altri programmi della rete, buona serata.